Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla alla Camera, Vittorio Sgarbi si fa un pisolino o perlomeno simula di dormire mentre Conte parla. E così lui dice poi su Facebook, mentre parla Conte che vuoi fare una festa, così con l'ironia dissacrante e tagliente che lo contraddistingue. Fa il suo commento su Facebook con la foto che lo ritrae mentre fa il pisolino, fa la dormitina, mentre il capo del governo parla nella sua informativa illustrando il DPCM. Così Sgarbi si concede un momento di relax. Occhiali in mano e mascherina sul volto. Vittorio Sgarbi si è assopito sul suo scranno mentre il Premier illustrava punto per punto il DPCM di domenica. Ormai quello che viene da tutti ormai considerato obsoleto, in 5 giorni i contagi sono così aumentati che viene definito ormai quel DPCM superato con delle misure blande che non servono quasi a niente, anche se il governo aspetta di vedere gli effetti di quel DPCM che non ci saranno, ovviamente. Perché la curva dei contagi non accenna a piegarsi. E così, ma ieri per Vittorio Sgarbi le parole di Giuseppone sono state particolarmente soporifere, tanto da non riuscire a seguire il discorso e da schiacciare un pisolino. E così attira l'attenzione dei fotografi presenti in aula, che non hanno potuto fare a meno di immortalare quel momento con immagini che hanno rapidamente fatto il giro del web. Ma Sgarbi non si è scomposto e ha commentato poi in prima persona, probabilmente era tutto ricercato. Voi sapete che lui è teatrale in queste cose, quindi vi ricordate quando è stato portato fuori di peso su sua richiesta dai questori, come si chiamano? Quindi una giornata piena, quella di Sgarbi alla Camera durante la seduta dell'informativa, perché poi c'è stato anche lo scontro con Roberto Fico, e dice: politicamente c'è un problema di sanità. Io credo che politicamente non ne uscirete vivi, questo è certo, con quello che ha fatto questo governo, con sistematico terrorismo dell'informazione legato anche alle intuizioni di comunicazione di vari influenzatori dell'opinione pubblica. Questo indica uno stato di malattia permanente che non è corrispondente al dato reale, dice Sgarbi. Ma durante il suo discorso il critico d'arte abbassa la mascherina. Probabilmente la abbassa perché a volte, come io ho potuto constatare, si ha difficoltà a respirare con questa mascherina. Anch'io ho dei problemi, intanto devo aprirla e prendere una boccata d'aria. E quindi abbassa la mascherina. Sì, diciamo che la camera è un luogo chiuso, ma con un soffitto di 20 metri, 30 metri. Diciamo che se Sgarbi sta parlando a distanza di 10 metri o più dalle altre persone, la mascherina realmente in quel caso non serve. Però viene richiamato dal presidente della camera, Roberto Fico, che lo ha esortato a indossare il dispositivo. Ne è nato uno scontro con Sgarbi, pronto a portare il certificato medico a testimonianza del suo stato di salute che gli impedisce di coprire costantemente il naso e la bocca. No? Perché Sgarbi, illustrissimo signor Fico, ho il certificato. No? Ma a parte questo, il giorno prima, Roberto Fico, presidente della Camera, viene fotografato in un ristorante in spiaggia, seduto al tavolo con 6 persone, dove si vede lui e gli amici di questo tavolo, nessuno con la mascherina, e poi dietro si vede la spiaggia piena dove nessuno ha la mascherina. Ma la mascherina non era obbligatorio portarla di giorno sempre e comunque? E quindi capite le prese di posizione ridicole di questi politici che predicano in un modo e poi nella loro vita privata fanno quello che gli pare, no? Mascherina obbligatoria anche di giorno e Fico, i suoi amici e tutti quelli in spiaggia, nessuno con la mascherina.
Mascherina, nessuno. Intanto parlando sempre di Vittorio Sgarbi, dice il Covid almeno ha bloccato l'uscita del libro di Roberto Speranza. No, perché Roberto Speranza sta scrivendo anche un libro, pensate un po', dopo quello che ha fatto il governo di nascondere di nascondere i piani, i dossier a febbraio, non si sentono minimamente in colpa nel governo, anzi, scrivono i libri. Ve lo giuro, scrivono i libri. Roberto Speranza, scrittore di libri, no? E dice così Sgarbi: non è uscito perché avrà raccontato cose già sceme in origine, ma siccome non sanno come va a finire e lui avrà fatto qualche riflessione ottimistica, hanno deciso di ritirarlo. Lo dice Vittorio Sgarbi ad ADN Cronos in merito al libro del ministro della Salute Roberto Speranza. Perché guariremo, si chiama, di cui è stato bloccato all'ultimo momento la messa in commercio. E naturalmente, come dice Sgarbi, probabilmente nel libro, magari sul finale, dice: abbiamo sconfitto la malattia a maggio e siamo d'esempio per il mondo. E l'editore aveva detto: ferma quel libro lì, per favore, che cosa andiamo a pubblicare? Questo ritiro, dice Sgarbi, è una fortuna del cielo. E per sapere il contenuto del libro basta vedere quello che ha detto Speranza in questi mesi in aula, ovvero idiozie per creare allarme. Un ministro, voglio ricordare, che si è scelto come consulente Ricciardi, che continua a dire che c'è la catastrofe, quando basta vedere i morti di marzo e aprile rispetto a quelli di ottobre. E poi conclude Sgarbi dicendo che non esca è una fortuna e le ragioni per cui non esce probabilmente sono legate al fatto che la tesi del libro, quando l'ha chiuso, era più ottimistica di quello che poi sta realmente capitando oggi. Insomma, il coronavirus ha fatto qualcosa di positivo. Il libro non è uscito. Grazie, dice Vittorio Sgarbi, intervistato dall'agenzia ADN Cronos. Ecco. Il libro, no? Il libro di speranza. No? Non hanno nessun rimorso, non riflettono realmente al fatto che non hanno avvertito nessuno a febbraio di quello che stava per succedere, hanno tenuto e continuano a tenere nascosti i dossier di quel tempo, incredibile ma vero, e fanno i libri, scrivono i libri, incredibile, incredibile, incredibile. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito a iscrivervi al canale, iscrizione gratuita, siamo anche in Instagram, in Facebook e nell'altro canale che si chiama Tele Italia, seconda rete qui su YouTube. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.